finale di Roma, e se ci fa rivivere l'ennesimo abbraccio che lo stadio ha tributato a lei e alla sua squadra. L'abbiamo vista, mi riferisco proprio a lei, molto più elettrico rispetto all'altra volta, insomma abbiamo visto saltare, è stata una vittoria che ha vissuto in modo totale. Ma io mi accendo quando i subentrati mettono sempre lo zampino sulle vittorie. Questa cosa mi fa davvero, è un elettroshock per me importante, perché chi entra non è facile subito determinare. Ho visto tutti vogliosi di far vincere questa partita. Qua me fa l'ultima sponda, ragazzo d'oro, fantastico. Questi sono comportamenti che veramente poi qualsiasi giocatore si guadagna il rispetto del proprio allenatore. Sono felice di questo, queste cose qua mi fanno impazzire. E aggiungiamo anche una vittoria dopo una sconfitta che è stata difficile da digerire, e mi auguro che sia ancora un'iniezione di fiducia per la prossima di campionato e questa finale che ci attende, dove cercheremo in tutti i modi di far cambiare un po' l'epilogo di Roma. Cercheremo di farlo con tutte le nostre forze. Buonasera mister, complimenti. Le chiedo quanto aspettava il gol di Jovic e quanto ci sperava, che magari può essere anche importante poi nelle prossime settimane averlo carico, dentro, presente un po' alla situazione. Poi le chiedo, non siete abituati perché dal 1° di aprile state giocando. Oggi è andata bene anche perché dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia c'è rimasto un po' di rammarico, però oggi è andata bene, quindi portiamoci questi 3 punti a casa. E l'avete dimostrato sul campo, no? Questa rabbia sportiva con il sostegno come sempre sia a Roma e la presenza dei tifosi e anche oggi insomma la spinta di questo 12° uomo. No, cioè quello là da inizio dell'anno si vede che la curva c'è sempre, cioè ci hanno sempre sostenuti e quindi cerchiamo anche noi di dargli una grossa mano. Una partita che non è stata facile, tu sei entrato a partita in corso e come sempre con la garra giusta, insomma col tuo impegno, quell'atteggiamento hai dato, no, la spinta forse quella finale per trovare anche i gol. Cioè lo sapete come la penso io dall'inizio dell'anno, lo dico sempre, io cerco sempre di dare il massimo, aiutando i compagni e aiutando la squadra. Quando sono chiamato in causa per giocare cerco sempre di dare il 110% di me, quindi questo è il mio spirito, quindi non potrà mai mancare. Poi ci sono delle giornate dove mi vanno un po' storto, però oggi mi è andata bene anche perché sul tratto ho cercato di dare tutto, cioè tutto me. Abbiamo visto il mister nel finale molto soddisfatto di voi. Anche perché c'era questa voglia di vincere l'ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi e era importante per noi, soprattutto davanti ai nostri familiari che sono venuti tutti oggi. Ora ci sarà l'ultima di campionato in trasferta a Reggio, cioè il Sassuolo, e poi da preparare insomma un'altra finale che insomma aspettate sicuramente. Prima pensiamo al Sassuolo, pensiamo a questa gara perché è una gara, cioè è vero che dicono che non c'è niente in gioco, però noi vogliamo arrivare a Praga e, cioè, bene mentalmente. Vuol dire che andare a Sassuolo e cercare di fare la nostra partita da Fiorentina. E direi che oggi l'avete fatto perfettamente, così come avete salutato il nostro Lorenzone Venuti che era commosso. Lolo è una persona che ho conosciuto da quando sono arrivato e cioè, ormai abbiamo legato io e lui, quindi cioè, mi dispiaceva vederlo così, però cioè, gli posso solo augurare il meglio, poi dopo ci vedremo e festeggeremo insieme. Grazie. Grazie a voi. Diverso rispetto a quello che era arrivato quest'anno, quindi mi auguro che queste parole siano la verità, siano confermate in queste ultime 2 partite. Mister, buonasera. Volevo sapere quanto le dà fastidio prendere il gol come abbiamo preso oggi, che assomiglia un po' tanto, o quantomeno con aspetti molto similari, a quelli presi contro l'Inter, in particolar modo il primo, questa linea difensiva che porta sempre qualcuno a non seguire gli altri. E poi le chiedo anche dell'arbitraggio. Lei non entra mai nelle discussioni, però c'è stato un finale di partita
che al di là del risultato ha scontentato tutti. Allora volevo capire perché quel nervosismo che vi ha portato tutti e due a essere nervosi, poi è stato ammonito Mourinho, ma anche lei non l'ho visto sereno. Grazie. Ragazzi, sono tantissime partite che ci vedete lavorare in questo modo quando non abbiamo la palla. Ognuno può decidere come subire situazioni pericolose. Noi ad esempio ci capita poche volte di essere dentro gli ultimi 20 metri a subire... È stata emozionante questa, è stata divertente. Ci tenevamo a lasciarci bene col pubblico, che quest'anno è stato veramente incredibile. Certo, un po' di stanchezza si è sentita, 58 oggi, però complimenti ai ragazzi, complimenti al mister, siamo tutti felici, iniziando dal presidente a Gio, tutti veramente felici. E cosa devo dire? Ci prendiamo un giorno di riposo perché è meritato e poi si contano i giorni. Ci si gode questa vittoria sulla Roma, che insomma la Fiorentina se l'è sudata sul campo, ma fino all'ultimo ha lottato. Sì, anche la Roma ha un impegno importantissimo mercoledì, perciò la partita era molto condizionata da parte di tutte e due le squadre, con un pensiero fisso all'interno della testa, però è stata onorata al 100% da tutte e due le squadre. La dimostrazione è che ci sono stati, mi sembra, o 7 o 8 ammoniti in campo, perciò la partita è stata vera. E adesso tutti insieme a pensare e cerchiamo di far qualcosa di importante. Grazie. Grazie direttore. È difficile sovrastare la Roma, no? Sulle palle alte. La convinzione che avete avuto voi sui due gol di sovrastare la Roma in quell'occasione è determinata, cioè questo fa capire veramente la convinzione che avete? Bella, bella considerazione, perché il Kwame di turno è andato dentro soprattutto per sfruttare questa situazione che ci permetteva di arrivare sul fondo e di mettere questi palloni. Con Iconè, Sottil e i centrocampisti si fa fatica, chiaramente si arriva ma si fa fatica, metti i centimetri con Kwame, ti fa la sponda, ti mette dentro la palla, ed era l'obiettivo degli ultimi 20 minuti con lui in campo, quindi abbiamo azzeccato anche questa soluzione e ripeto, mi fa felice perché Kwame davvero, Kwame ha uno spirito, è un ragazzo fantastico, se c'è da andare a fare la guerra e andare in missione Kwame al fianco di Vincenzo Italiano, questo ricordatevelo perché è davvero straordinario, anche quando non gioca, quando lo utilizzo meno, quando ha fatto qualche partita, 2-3 senza mai mettere piede in campo. Questo veramente gli fa onore e oggi abbiamo vinto per merito suo. Buonasera mister, complimenti. Le chiedo che peso specifico hanno questi 53 punti, potenzialmente sono 56 con l'ultima partita e sarebbero solo 6 punti in meno rispetto a quelli dell'anno scorso, con ovviamente sì solo rispetto poi a tutto il percorso nelle coppe. Quindi ecco, che lettura dà del percorso anche in campionato? Grazie. Ah, penso che siano tantissimi i punti rispetto al fatto che l'anno scorso abbiamo giocato 20 partite in meno, che avevamo solamente il campionato, e avvicinarci e arrivare quasi a quella quota penso che sia davvero un grandissimo successo. Ripeto, dopo un periodo non esaltante, avere anche la forza, la capacità di venirne fuori e aggiungere punti su punti su punti nel girone di ritorno, penso che abbiamo fatto più di 30 punti, quindi è un bottino importante, reazione fantastica dei ragazzi. Abbiamo un giorno qui, ho detto, quando mi ricordo che partita, ho detto può essere che quest'anno ci arriviamo di rincorsa ai punti che abbiamo fatto l'anno scorso, ed è stato veramente così, perché non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre creduto nella rimonta in campionato, anche se, ripeto, i viaggi, le partite, la stanchezza, preparare le gare in un allenamento ti toglie qualcosa, e alla fine di tutto, se dovessimo far bene a Sassuolo, saranno 6-7 punti in meno rispetto all'anno scorso, penso pochi rispetto a tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Eccoci, buonasera mister, i complimenti li faccio non solo per questa stagione ma anzi per quello che ha fatto sempre in passato e ha fatto vedere il campione italiano. Le volevo chiedere invece, in Grazie. Fase di preparazione della partita, se per caso è rimasto sorpreso dalla formazione
abbastanza anomala della Roma, insomma, con la difesa a 4, o se l'aveva pensata in settimana e aveva preparato qualcosa riguardo. Grazie. No, ci ha sorpreso perché abbiamo preparato il solito schieramento della Roma. E in due allenamenti ci siamo concentrati su quello, sperando sempre di non sbagliare, ed è invece successo tutto il contrario. La Roma ha giocato con questi quattro difensori, chiaramente devi cambiare le pressioni, devi cambiare lo sviluppo del gioco, prepari delle linee di passaggio che poi non ci sono più perché l'avversario ti cambia in corsa tutta la strategia, e ci ha sorpresi. Penso che però poi riuscire a raddrizzare tutto nel secondo tempo è stato anche un nostro merito. Comunque ci aspettavamo qualcosa di diverso dalla Roma. Grazie.